Vino. Avete mai sentito dire questo? Chi ama il vino non è nemico di Allora, qual nessuno. è il problema del carciofo? E in particolare di quella che diceva prima Alessandra, la cinarina è un polifenolo. Cosa succede? Quando va nelle papille gustative, le azzera, le anestetizza. Adesso, se voi andate a bere un sorso d'acqua, non so chi di voi ha l'acqua, avete assaggiato l'acqua? È dolce, ma non è perché sarò bene. È perché abbiamo azzerato tutte le papille gustative, non per merito nostro, ma della cinerina, che ha quindi ha questa capacità di azzerare le papille gustative. E quindi anche per questo si dice che il carciofo non è amante del vino, perché lo rende dolce. Amante del vino, ma pure il carciofo, sì. Allora, io per esempio sul carciofo, anziché il vino rosso che lo rende un po' dolce, magari a chi piace si fa il bicchiere di vino rosso. Se voi invece ci bevete una bottiglia di un po' di vino bianco, lo esalta, perché il vino bianco è un pochino più aromatico, più dolcino, magari si sente il gusto della banana, dell'ananas, e sul carciofo ci va una bellezza. Quindi la cosa interessante è questa qua, che il carciofo è molto semplice come degustazione, però è particolare. E niente, vi è piaciuto questo assaggino? Sono contenta. Ringraziamo ancora Amelia, perché veramente già oggi ci ha trattati da signore. Siamo tutti molto contenti di questo assaggio. Alessandra, avete qualche domanda, qualche curiosità che possiamo rispondere? Prego. Allora, è come dire, ogni prodotto ha una sua caratteristica. Ora, per il carciofo, quell'insieme di polifenoli all'interno che lo rendono particolare e tende più verso un amaro o un dolce. Però, voi sapete anche che il carciofo, tra le tante caratteristiche che ha, è anche, come abbiamo detto, depura. Ma io sono abbastanza grandicella di età e c'era un famoso attore che stava nel centro di una piazza 40 anni fa e diceva contro il logorio della vita moderna. Adesso Calibri qua sarebbe una bellezza, che dice contro il logorio della vita moderna 40-50 anni fa, non so se mi spiego, perché ritroviamo anche le caratteristiche di aiutare la formazione e la fruibilità della bile, che voi sapete che serve per smaltire i grassi. Quindi facciamo un uso del carciofo e principalmente una cosa volevo solo dire, poi me la dimentico, a crudo, perché tutti questi polifenoli, tutte queste sostanze purtroppo sono anche molto delicate, quindi è vero che non ci piace cucinarla, arrostirlo sulla brace, mangiare, però se riusciamo a mangiarlo crudo, che chiaramente è sottile, come il limone, così, voi ne godrete anche delle proprietà terapeutiche. Un po' di scaglie Quindi, esatto, a noi non ci mancano tutte queste capacità, però ricordatevi che le cotture distruggono in genere tutte le capacità terapeutiche dei prodotti freschi.